Benvenuti a questa prima lezione di un ciclo denominato Incontri con la città, che l'Università ha voluto dedicare in particolare, diciamo, a tutti i cittadini della nostra città. Credo che questa iniziativa sia un nuovo tentativo, che è sempre più sentito nella nostra comunità, di aprire l'università non solo agli studenti, a tutte le attività di ricerca che vengono fatte, ma anche a tutta la cittadinanza. Perché siamo consapevoli che la conoscenza dà delle opportunità. L'altro sabato, il 13 aprile, eravamo aperti qui in San Marco e sono venuti oltre 2.500 studenti delle scuole superiori a una giornata d'orientamento per scegliere quello che sarà il loro corso di laurea in futuro, e credo che investire nella conoscenza dia sempre delle opportunità, non solo per lo studio ma anche per diventare cittadini consapevoli, perché credo che questo il nostro paese ne abbia bisogno. Per questo, con questa motivazione di volersi aprire sempre di più all'esterno da quella che è la nostra vita accademica e di voler in qualche modo invitare la cittadinanza a partecipare a questo processo fondamentale della conoscenza, è nata questa iniziativa. E mi ha fatto molto piacere che questa iniziativa sia nata soprattutto dall'idea della parte più giovane della comunità universitaria, i nostri ricercatori, che hanno fortemente voluto questa iniziativa. Mi ha fatto molto piacere perché loro saranno il futuro della nostra università, e quindi vuol dire che questo percorso di apertura sarà un percorso garantito anche in futuro. Come sempre, quando si inizia un percorso, sono molte le persone che dobbiamo ringraziare per realizzare questa giornata e le altre 12 che ci saranno nel futuro, le altre 12 domeniche, circa una per ogni mese, mesi un po' più estivi, dove casomai è più difficile organizzare le cose. Vorrei ringraziare quindi tutti coloro che hanno contribuito a iniziare al nostro personale, vorrei ringraziare anche la Fondazione Menarini e Unicop che ci hanno sostenuto in questo percorso, e soprattutto vorrei ringraziare voi per essere qui stamattina nella nostra Aula Magna per partecipare a questa prima lezione. La prima lezione che sarà tenuta dal professor Gianfranco Gensini, ordinario di medicina interna della nostro Ateneo, e che sarà introdotta la dottoressa Isabella Gagliardi, a cui cedo molto volentieri la parola, e nuovamente grazie per essere qui con noi. Bene, buongiorno, grazie a tutti, grazie a chi è intervenuto, al Rettore che ha accolto appunto con grande apertura la nostra richiesta di queste lezioni, al professor Gensini che inaugura appunto il ciclo di lezioni che finirà a maggio del 2014 con la scansione cronologica che ha accennato adesso il magnifico Rettore. Soltanto un'introduzione su il nostro relatore di oggi. Il professor Gensini, che appunto, come ha preannunciato il Rettore, è professore ordinario di medicina interna e attualmente lo dirige da 10 anni come clinico il Dipartimento del Cuore e dei Vasi appunto di Careggi, ha un curriculum impressionante. E non è una boutade, non è un modo di dire, è proprio vero. Dico soltanto che è stato per 8 anni presidente del corso di laurea di medicina, per 12 anni preside della facoltà di medicina, ha ricoperto numerosissimi incarichi, tutti di alto livello e di alto prestigio nel settore appunto di cui si occupa, è autore di una quantità di studi scientifici, veramente una messe notevole appunto di studi. Peraltro continua a lavorare proprio fattivamente come raccordo tra l'università e l'assistenza, perché è stato delegato dal nostro rettore a coadiuvarlo appunto nel gestire i rapporti con il servizio sanitario. Ci parlerà appunto oggi di un argomento estremamente interessante in una prospettiva
incollata all'attualità e che guarda verso il futuro evidentemente, ma anche in una prospettiva, dal mio punto di vista per esempio, chiaramente storica, una storia che ci mostra un andamento particolare appunto delle aspettative di vita, che mostra e che segna, no, un elemento interessantissimo, determinante per collocare bene l'oggi e probabilmente anche per prevedere come gestire questo elemento così importante nel futuro. La formula è aperta, per cui noi speriamo vivamente che da parte di chi ha avuto la gentilezza di intervenire stamani ci sia anche la voglia di dialogare. Abbiamo una grande occasione di parlare con il professor Genzini, quindi di porre domande. Possiamo farlo anche non personalmente, cioè potete mandare un sms a questo numero che è 338 52 22 346, e comunque lo vedete ripetuto nei quattro cartelli che stanno a fianco delle poltroncine, oppure appunto poi le facciamo direttamente. Io mandando gli sms leggerò poi gli sms al professore. Quindi lascerei, ovviamente non occupo più tempo, lascerei la parola al professor Genzini, che ci parlerà appunto del perché a Firenze si vive più a lungo. Grazie professore. Buongiorno, io sono particolarmente onorato di essere qua a iniziare questo ciclo per vari motivi. Il primo perché questo è il cuore del nostro Ateneo, e parlare da questo podio ha sempre molto significato per tutti noi, per me, e lo sento certamente molto. Il secondo è che sono stato scelto per iniziare questa serie, e di nuovo questo lo ritengo un privilegio. Io penso che chi lavora come lavoro io in un certo ambiente è un privilegiato. È un privilegiato perché opera in un ambiente, in un'università in cui l'attenzione a quello che si fa prevale su ogni altro concetto, perché il sistema sanitario in cui lavoriamo sostanzialmente funziona, perché in realtà la possibilità di esprimere quello che ciascuno può esprimere sostanzialmente, ripeto, senza volere fare affermazioni assolute, sostanzialmente esiste. E in particolare mi fa molto piacere di poter raccontare, o meglio cercare di insieme di capire perché si vive più a lungo. Devo dire che quando il professor Ricciardi, presidente della terza sezione del Consiglio Superiore di Sanità e importante igienista romano, mi chiamò per dirmi: ma lo sai che a Firenze è la città con la maggiore longevità? L'aveva visto perché dirige un osservatorio che aveva fatto l'analisi e aveva visto che Firenze era risultata per una serie di anni, e lo è tuttora, la città dove l'attesa di vita è la più ampia. Che naturalmente mi telefonò per diciamo, condividere il piacere di questo. E allora ho pensato di provare insieme a capire perché in medicina raramente si capisce fino in fondo tutto. In epidemiologia la serie di elementi che io vi ricorderò, ma che sono veramente tanti, difficilmente permette di identificare un elemento. E cerchiamo intanto di vedere. E partiamo da un posto che credo quasi tutti conoscano. Questa è la villa di Cafaggiolo. Dice: che c'entra? Beh, un po' c'entra. Beh, c'entra perché innanzitutto è compresa nell'area della nostra provincia, quindi diciamo per quello c'entra. Ma se guardiamo sulla sinistra, sulle scuderie, c'è un'immagine, la guardiamo meglio, è una parte di uno scheletro di un cetaceo, di una balena. Che c'entra questo? Ci può entrare perché questa è a Cafaggiolo è stata inserita poi nella facciata non particolarmente ben tenuta di questo edificio. Ma non c'è solo questa, ce n'è un'altra, e è questa. Questa è forse più popolare, è chiamata la Lisca. La Lisca, che è nella zona della Strassigna, e rappresenta una parte di un scheletro di cetaceo che ci porta all'inizio, perché parlare dell'attesa di vita oggi, credo ragionevolmente, ci porta a dire: ma com'era l'attesa di vita nel passato?
Beh, in un periodo che va da 3 milioni di anni fa, e questo materiale è di circa 3 milioni di anni fa, fino a 6.000 anni fa, quindi tanto tempo, l'attesa di vita è rimasta abbastanza stabile fra i 25 e i 40 anni. Quindi una persona che nasceva purtroppo aveva una probabilità su 3 di non raggiungere l'anno di vita, in qualche ambiente anche una su 2, il che rendeva l'attesa media di vita molto bassa. Diversamente da oggi c'era un'altra cosa, che gli uomini vivevano più a lungo delle donne. Ora noi ce lo sogniamo questo, siamo distanziati di anni, ma allora vivevano più a lungo gli uomini, e questo essenzialmente si attribuisce, non è detto che sia così, ma è molto probabile che sia da attribuire a due fattori: la morte da parto, questo incrocio, l'incrocio verso l'attuale situazione è avvenuto intorno all'Ottocento. Intorno all'Ottocento si è incrociato mediamente poi nei vari ambienti. Probabilmente uno dei fattori, per i colleghi e amici medici che ci sono, è stato la scoperta delle malattie infettive, perché la sepsi da parto rappresentava un'importantissima causa di morte. La riduzione della sepsi da parto in realtà si è accompagnata come tempi all'incrocio, per cui le donne hanno vissuto più a lungo. L'altro aspetto è un po' più brutale, cioè che essendo l'uomo il cacciatore mangiava meglio, perché arrivava, mangiava e poi portava a casa quello che non mangiava, quindi in qualche modo c'era un vantaggio in quel caso di ruolo. Ecco, volendo ora molto rapidamente avvicinarci ai tempi d'oggi, non faremo milione per milione, ma noi abbiamo avuto, vedete qua, un'età, un'attesa di vita più o meno intorno ai 35 anni, fino a che, se consideriamo chi era sopravvissuto fino a una certa età, allora l'attesa di vita andava fino a 52 anni nella Grecia classica, a 59 anni nella Gran Bretagna medievale, vero collega di storia medievale, e poi successivamente si è andati verso una media mondiale attuale che risente pesantemente di alcune aree dove l'attesa di vita è rimasta purtroppo molto, molto bassa. E allora, se prendiamo un esempio in cui abbiamo i dati, in realtà l'aristocrazia inglese ci ha lasciato cose più precise che nel resto del mondo occidentale. Cioè, chi era sopravvissuto fino a 21 anni, fra i 1200 e i 300 andava fino a 64 anni, si argomentava che nel mezzo del cammino di nostra vita torna abbastanza bene con quest'età, e successivamente c'è stata una riduzione, un peggioramento per la morte nera, per la peste. Noi la peste la ricordiamo così vagamente, e la peste ha reso la popolazione mondiale un terzo di quella che era prima, un terzo, due terzi sono morti. Naturalmente, fortunatamente, oggi la peste è molto poco estesa, però localizzata nell'Africa subsahariana ci sono ancora delle aree dove ogni tanto il passaggio fra i ratti, le zecche, le pulci rappresentano un elemento di rischio. Però naturalmente questo è responsabile di una perdita di attesa di vita, vedete, è andata all'indietro. E successivamente si è andati fino a un incremento che ha portato fino ai 69-70 anni. Ma ora andiamo molto più rapidamente. Se andiamo dal 1887 al 1992, vediamo questa che è la spagnola, in corrispondenza con la Prima Guerra Mondiale, poi abbiamo un flesso in corrispondenza degli anni 40 e adesso abbiamo la stessa di vita come viene adesso. Bene, allora andiamo sui numeri nostri. Italia, Toscana, Firenze. Come vedete, di nuovo, da qualsiasi parte li prendiamo questi numeri, c'è sempre un vantaggio, che in questo caso è del 2009, alcuni dati sono del 2004, ma insomma l'asse temporale non modifica questa condizione di maggiore attesa di vita che Firenze ha. Bisogna considerare un fatto che ancora nel 1960 nel mondo, qui parliamo del mondo, un bambino su 5, cioè 200 per 1000, moriva prima dei 5 anni. Dal 1990 le cose sono migliorate molto, al 100 per 1000, si è dimezzata la mortalità infantile. Oggi l'Italia si trova in uno dei posti migliori
come posizione nel mondo, perché abbiamo 3,36 per mille e questo parametro, cioè la mortalità infantile e neonatale, rappresenta negli indicatori, negli elementi di valutazione della qualità della sanità dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, un elemento centrale. In questo momento in Toscana la quota è 2,71 per mille, quindi ancora più bassa. E questo è già un elemento che in qualche modo tutti i presenti possono capire che gioca nella direzione giusta. E per questo, se vediamo nell'ambito della Toscana, Firenze ce l'ha ancora più bassa. E vedrete, troviamo una serie di elementi che, anche se non regolarmente vedono Firenze al posto migliore, ma la vedono sempre nelle posizioni di punta, il che vuol dire che, coniugate l'una con l'altra, si traducono in elementi di vantaggio. Qui vedete la mortalità per tutte le cause, che invece non è quella infantile, è quella di tutti. Vedete che siamo al livello più basso in tutta la regione toscana. Questi numeri sono le unità sanitarie. Firenze ha il vantaggio, in questo caso diciamo, la opportunità statistica di coincidere con la provincia, perché questo è fatto con le società della salute, e in realtà Firenze coincide, il che consente di avere dati estremamente precisi. Se qui vediamo le malattie cardiovascolari, ancora migliore la situazione, ancora maggiore il vantaggio. E questo si può incrociare con tutti i dati che esistono, cioè il piano nazionale esiti del Ministero della Salute, che di nuovo mostra che la mortalità cardiovascolare, poi analizzando più partitamente per infarto acuto, per sindrome coronarica acuta, tende a Firenze a essere sempre fra le migliori d'Italia. Ricordiamoci una cosa, che ci confrontiamo oggi con un quadro diverso della patologia. Nel 1900 la principale causa di morte era la polmonite, seguita dalla tubercolosi. Quindi polmonite e tubercolosi, affezioni prevalentemente respiratorie, facevano la parte del leone, in modo assolutamente chiaro. Poi c'era la diarrea, termine un po' impreciso, ma certamente coerente con una serie di problemi gastrointestinali, fra cui quelle su base infettiva, pensiamo al tifo. Ancora, le malattie cardiache venivano abbastanza dopo, anche perché, bene ricordarcelo, la definizione di infarto è una cosa recente, non è che va lontano nel tempo. Si parlava dell'angina, che era quella che la gente sentiva, sentiva dolore e si chiamava l'angina, ma l'infarto come definizione clinico anatomopatologica è qualcosa che risale a non molti decenni fa, e invece la situazione di oggi è quella che sapete: malattie cardiovascolari, tumori maligni, ictus. Ecco, per arrivare alle malattie respiratorie bisogna arrivare al quinto posto, al quarto posto, e poi sono emersi gli incidenti, che rappresentano una delle cause principali di mortalità evitabile. Perché naturalmente il concetto della mortalità evitabile passa attraverso il fatto che si tratta di situazioni che avvengono per motivi contesto inappropriato, e per l'appunto uno dei principali, come sapete bene, è l'uso dei veicoli ad alta velocità. Se noi vediamo, ecco, l'infarto del miocardio, di nuovo vediamo che anche l'incidenza per infarto del miocardio è bassa, quindi la percentuale di mortalità è bassa, l'incidenza è bassa, e allora vedete la consensualità di alcuni elementi, perché il fatto che la mortalità sia bassa è un elemento per conto suo, il fatto che l'incidenza, cioè che il numero di infarti, sia basso e si stia riducendo, è il segno di un'attenzione, potremmo definirla così, della nostra popolazione in senso lato agli elementi che tendono a ridurre il rischio di infarto. È molto verosimile che sia così, e abbiamo una serie di elementi su cui questo si può dire. Ecco, la mortalità per malattie cardiovascolari, di nuovo, ritorna su questi valori. E allora, se andiamo a vedere poi alcune carte con colorazione diversa nelle varie aree, vediamo per l'appunto che Firenze, pur senza essere in generale in assoluto, ci sono delle aree che non sono aree metropolitane, che hanno valori anche migliori, ma si colloca su un livello basso.
E ancora, l'incidenza di ictus è la più bassa in assoluto in Toscana. Anche questo è consensuale, perché a molti dei fattori di rischio per infarto miocardico condividono questa loro, questo loro ruolo anche per l'ictus, ma è segno di un'attenzione in qualche modo della popolazione a quanto può essere fatto. Immaginiamo l'ipertensione, non siamo soddisfatti del livello di controllo dell'ipertensione in Firenze, ma sappiamo che esiste un'attenzione ed esiste una riduzione dei valori anche senza arrivare a quei valori che sapremmo essere ottimali. E di nuovo, anche nelle malattie cerebrovascolari la posizione è molto molto buona rispetto alle altre. Qui vedete, abbiamo il valore medio della regione, il valore rosso e il valore più alto della media, ma qui siamo di nuovo anche per i tumori sui valori più bassi, e la regione Toscana si colloca su valori più bassi rispetto al resto d'Italia. Quindi, se noi andiamo a cercare di tradurre in elementi quantitativi un qualcosa che qui riusciamo a vedere soltanto come posizione relativa, certamente questa posizione relativa tende a essere vantaggiosa. Per i tumori della mammella lo stesso, siamo su livelli molto interessanti, e in questo caso lo screening insieme a quello per il colon retto rappresenta una delle cifre caratteristiche del nostro territorio, con una storia che viene da lontano, con l'abitudine a ricevere delle cartoline di invito a un controllo, che rappresenta uno degli elementi di attenzione del nostro sistema per la nostra salute e che dà i suoi risultati. Anche la mortalità per traumatismi e avvelenamenti, vedete, si colloca in una fascia intermedia e, non mi sto a ripetere ancora, collegandosi con la posizione favorevole per tutta una serie di elementi, il non avere posizioni sfavorevoli per alcuni altri rende ragione della posizione attuale. Ancora, la mortalità cosiddetta prematura, cioè la mortalità che avviene prima dell'attesa di vita che mediamente abbiamo, si colloca su un livello particolarmente vantaggioso. E questo nonostante che esistano una serie di condizioni, quella prevalenza del diabete, cioè il numero di diabetici della popolazione, che non si discosta di molto da quella delle altre aree della Toscana, con una tendenza, come tutti sanno, a incrementarsi nel tempo. Questo purtroppo è un risultato della nostra alimentazione. Laddove l'alimentazione era poco disponibile, soprattutto nei paesi africani, il diabete era estremamente raro. Adesso che l'alimentazione comincia a diventare ragionevole, si rivelano quelle condizioni di incapacità del nostro sistema metabolico a sopportare un carico di alimenti più ampio, e quindi la prevalenza di diabete aumenta. Questo succede in tutto il mondo e si prevede anzi che il diabete rappresenterà nel futuro un motivo di malattia e di mortalità molto più elevato anche in paesi, ripeto, come l'Africa, dove per molto tempo è stato un problema praticamente marginale. La prevalenza dell'ictus si colloca anch'essa su livelli intermedi, nello scompenso cardiaco lo stesso, quindi non abbiamo elementi, questa è la broncopneumopatia cronica ostruttiva, non abbiamo elementi che si stagliano in modo particolare, anzi, per l'ipertensione, anche se viene controllata in maniera ragionevole, la quantità dei nostri residenti superiore, di età superiore ai 16 anni che hanno una ipertensione, vedete, è dell'ordine di circa la metà. E se prendiamo coloro che hanno un'età più avanzata, sono più quelli che hanno una pressione non ben controllata rispetto a chi ce l'ha normale. Di nuovo, che le cardiopatie ischemiche, i valori sono analoghi, quindi abbiamo una serie di elementi che non ci danno una spiegazione. Però se noi prendiamo adesso, questo è un articolo di una rivista molto famosa in medicina, che è Lancet, che ha affrontato quello che oggi è il problema prevalente di Firenze come di tutto il mondo occidentale, la prevalenza delle malattie croniche,
cioè le persone che hanno avuto un infarto, o hanno avuto un ictus, o hanno l'ipertensione, o hanno il diabete, o hanno un problema di broncopneumopatia cronica. Bene, sono tutti elementi che, come qui leggete, rappresentano un elemento di interesse certamente medico, ma altrettanto certamente politico, perché l'approccio a questa situazione, che vede una parte della popolazione molto significativa e interessata, tenete presente che qui in Toscana il 9% degli ultra 65 anni ha almeno 3 patologie croniche. Almeno 3. Se poi prendiamo che ce n'è una sola, arriviamo tranquillamente a una quota molto vicina al 90%. Quindi questo è un elemento di attenzione che, per la verità, come vedremo fra qualche minuto, nella nostra regione è stato considerato. Un elemento di particolare importanza è quello di controllare alcuni punti. Primo, non soltanto perché è messo nella prima linea, il fumo. Perché? Perché sappiamo, in questo caso abbiamo delle prove assolutamente certe, che laddove le leggi sono diventate stringenti per ridurre l'abitudine al fumo, nel giro di 3 anni, massimo 4, si è avuto un abbattimento dell'incidenza di problemi cardiovascolari e di mortalità cardiovascolare. Quindi si tratta di un qualcosa nel campo cardiovascolare che ha un effetto quasi immediato, pochi anni, mentre purtroppo, per chi ha fumato a lungo, il rischio di tumore non si abbatte, non aumenta ma tende a rimanere, e i problemi connessi con la respirazione, cioè con quella intossicazione autoprovocata che i fumatori provocano ogni giorno, purtroppo sono una delle cose che in medicina non riusciamo a revertire. Siamo più bravi nel migliorare la funzione cardiaca che nel tentare di migliorare la funzione respiratoria. E allora il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è stata particolarmente incisiva nel ricordare, e credo che a nessuno sfugga il fatto che avere grandi compagnie internazionali che si occupano della produzione dei materiali da fumo, grandi compagnie internazionali che si occupano della produzione di cibi, rappresenta un qualcosa che rende non facilissimo intervenire a controllare quanto invece tende a promuovere il fumo. Abbiamo avuto le leggi che impediscono la pubblicità del fumo, abbiamo le leggi che impediscono in Formula 1 di mostrare la sponsorizzazione, però certamente la difficoltà a evitare la pubblicità indiretta esiste tuttora, e quindi anche per i cibi sta emergendo in modo forse meno plateale che per quanto riguarda il fumo, la difficoltà a controllare alcune abitudini. Una fra queste sono gli acidi grassi trans. Qualche anno fa, molti dei presenti probabilmente hanno letto qualche articolo, gli acidi grassi trans sono acidi grassi che non esistono in natura, non esistono. Vengono prodotti per rendere più gradevoli nell'alimentazione degli oli vegetali, dando loro una consistenza maggiore, le margarine per esempio, e quindi rendendo i cibi con cui vengono prodotti più stabili. Quindi è anche conveniente per i produttori usare questi oli, perché l'olio normale, il burro normale tendono a ossidarsi nel tempo, come tutti sanno. Beh, in questo caso purtroppo l'essere questi degli acidi grassi che non esistono in natura fa sì che non soltanto abbiano, come hanno, un effetto negativo sulla nostra parete vascolare, sulla coagulazione e sulle piastrine, ma fa anche sì che sia difficile eliminarli, perché non hanno una via catabolica, diciamo metabolica, catabolica di eliminazione preesistente, e quindi si accumulano. Ora, qualche anno fa a New York, in cui i sindaci mediamente sono molto attenti agli aspetti di rischio, dichiarò guerra ai trans. Naturalmente si presta a un certo gioco di parole, ma la guerra era dichiarata agli acidi grassi trans. In realtà negli Stati Uniti, in altre città,
alcune catene di ampia diffusione che anche a Firenze sono presenti in Piazza Stazione, hanno contenuti di acidi grassi trans molto ampi, ma a New York no, perché non glielo consentono. È molto meno costoso usare gli acidi grassi trans perché sono più resistenti anche alla conservazione, ma a New York no. Ecco, in Italia si stanno muovendo alcune cose che potrebbero renderci altrettanto protetti. Ora, dico questo perché ha a che vedere con il potere delle grandi compagnie, ma un aspetto che vorrei più elementarmente proporvi, anche se probabilmente fa già parte delle conoscenze di ciascuno dei presenti, ci sono questi numeri, i numeri della salute, i numeri che l'Organizzazione Europea ha messo a punto, che sono 035 140 530, sono anche facili da ricordare, 0 fumo, è giusto sia il primo punto, 3 camminare per 3 km al giorno, oppure fare attività fisica per 30 minuti, magari andare in bicicletta per 30 minuti, di buona velocità. 5, e questo è molto difficile, 5 porzioni di frutta o verdura al giorno. Perché al di là del fatto che si può tentare, si è tentato di usare le sostanze contenute nella frutta e nella verdura in pillole, purtroppo nessuna sostanza estratta e somministrata si è dimostrata in grado di ottenere lo stesso effetto favorevole che dà la frutta o la verdura. Quindi sostituire con una pillola una bella mela o un piatto di insalata non è possibile, quindi questo bisogna tenerlo presente. Nella vita di oggi non è facilissimo per come si mangia, però questo va tenuto presente. La pressione arteriosa tenerla sotto i 140, tenere il colesterolo totale sotto 190, 5, sotto 5 millimoli o 190, i 5 sono 5 millimoli, 3 millimoli o 115 mg per decilitro e infine evitare il sovrappeso e il diabete. Perché questo? Perché nelle malattie croniche una serie di elementi su cui fra qualche momento daremo qualche flash tendono a favorire, insieme ai fattori di rischio classici, che sono il fumo, la sedentarietà, cioè la mancanza di attività fisica, l'eccesso ponderale, l'assunzione di quantità eccessive di alcol, sono in grado di tendere a favorire gli eventi cardiovascolari e creano condizioni in cui i problemi di accessibilità, utilizzazione e qualità, quindi funzionamento dell'assistenza sanitaria, vengono evidentemente messi a dura prova. C'è un punto che forse non sempre si ha in mente. Esiste una relazione molto precisa fra una serie di fattori sociali e le condizioni di salute. Allora, se noi prendiamo licenza elementare, media inferiore e laurea, la mortalità per cardiopatia ischemica, vedete come tende a decrescere oppure a crescere via via che si va dalla laurea verso un livello inferiore. E se qui guardiamo il fumo di sigaretta, la cosa è esattamente la stessa. Noi abbiamo, i maschi e femmine, gli uomini fumano di più, ma non tanto di più. Dalla media inferiore fino alla laurea si ha un decremento delle abitudini al fumo. Quando ci sono difficoltà economiche molto importanti, l'abitudine al fumo è molto più ampia rispetto a chi non ha difficoltà economiche. E ancora, se qui vediamo la sedentarietà, la questione è esattamente la stessa. Alto grado di istruzione, minore sedentarietà. Basso grado di istruzione, più ampia sedentarietà. Lo stesso in rapporto alle difficoltà economiche. L'eccesso ponderale, anch'esso, segue esattamente la stessa linea. Non mi sto a ripetere, però è evidente che ci sono degli elementi di disuguaglianza sociale che rappresentano qualcosa che evidentemente non ha a che vedere con la sfera sanitaria. Per questo l'attenzione a questi problemi deve avere un risvolto molto attento a quello che è lo stato di costruzione di una popolazione, però certamente la minore istruzione
e la minore capacità economica tende, per essere molto schematici, a ridurre la capacità di accesso ai servizi sanitari. Il soggetto svantaggiato lo è anche perché non riesce a fruire di quelle opportunità sanitarie che il sistema gli darebbe, glieli darebbe se lo raggiungesse. Quindi questo rappresenta lo studio longitudinale toscano, che è uno studio in cui il nostro collega amico professor Biggeri da anni è impegnato e che sta analizzando proprio i determinanti socio-economici della salute, ha messo in evidenza con chiarezza un fenomeno già evidenziato in moltissimi ambienti come elemento molto importante per determinare il rischio di una qualità di salute compromessa. Qui vediamo il sovrappeso e l'obesità, in Toscana i valori sono questi, si collocano più o meno sui valori nazionali, se vediamo una cartina vedete che sono poche le aree prive di problemi in questo senso, c'è la Sardegna e il Friuli Venezia Giulia e la Valle d'Aosta, per il resto quando si scende verso sud le cose peggiorano per i bambini di 8-9 anni che rappresentano purtroppo per noi un primato negativo mondiale, perché i bambini italiani hanno il rischio di obesità e condizioni di sovrappeso, purtroppo in questo momento quelli del sud in particolare molto elevati. Qui vediamo che la Toscana si colloca invece, come avete visto anche dall'altra cartina, su un livello diciamo di minore peso. L'abitudine al fumo invece ci vede in posizione ragionevolmente importante. Il consumo alcolico a rischio è il concetto che vi dicevo in precedenza, bere per le donne un bicchiere di vino al giorno durante il pasto e per l'uomo due bicchieri di vino al giorno durante i pasti rappresenta un elemento che si associa a un minor rischio cardiovascolare, bere di più invece fa aumentare il rischio. Per questo che vedete consumo alcolico a rischio è quello che supera questo valore. Questo è il punto che abbiamo visto in precedenza e certamente non possiamo non parlare della dieta mediterranea. Dietia vuol dire stile di vita, non soltanto il mangiare. Tenete presente che ciascuno di noi in capo a un anno, noi adulti, assumiamo circa una tonnellata di alimenti, fra solidi e liquidi, quindi si capisce bene che la differenza fra un certo tipo di alimentazione e un'altra può essere molto cospicua. E una serie di studi molto importanti, Ansel Keys, che era un fisiologo americano che ha studiato in uno studio molto famoso, il Seven Countries, cioè i sette paesi che hanno interessato, qui vedete fra l'altro anche l'Italia, ma una serie di paesi mettendo a confronto le abitudini, la Finlandia è bene sottolinearla perché ha abitudini opposte alle nostre, tenete conto che anche in funzione di elementi comprensibili, il freddo, la necessità di avere grossa quantità di calorie in poco materiale, il burro rappresenta un alimento di cui mediamente viene consumato almeno 1-2 etti al giorno in Finlandia. Adesso meno, ma quando cominciarono era così. Quindi capite che il carico non a caso in Nord Karelia è stato per lungo tempo un laboratorio fantastico per chi voleva trovare un numero altissimo di infarti del miocardio, perché era la zona di gran lunga di più alta concentrazione di questa patologia. Poi io non ho i dati, ma poi hanno fatto un accordo con l'Italia, è stato fatto uno studio in cui venivano mandati i barili d'olio, hanno sostituito per alcuni anni il burro con l'olio e la incidenza e la mortalità per malattie cardiovascolari è crollata. Adesso in realtà il governo si è fatto carico di questo, non è più una ricerca, ma è finanziato dal governo la sostituzione del burro con l'olio d'oliva. Beh, cos'è la dieta mediterranea? La vedete, lo sapete, la vedete, e qui non, se vedete qui dentro tutti i contenuti, vedete anche i pomodori, che probabilmente sono un elemento fondamentale, il licopene dei pomodori è un elemento fondamentale. Qualche tempo fa c'è stato anche un articolo molto popolare
sulla pizza e sui licopeni che non vengono distrutti neanche dalle alte temperature a cui si cuoce la pizza a legna e che quindi rappresenta una fonte importante di antiossidanti. Ma l'olio d'oliva è in alto a sinistra non a caso, perché certamente rappresenta uno degli elementi centrali del significato positivo della dieta mediterranea, essendo, fra gli altri, consumo moderato di vino rosso, l'abbiamo già detto, frutta, verdura, cereali e anche frutta secca, non dimenticando che mangiare le mandorle in particolare rappresenta un sistema appropriato, al di là delle calorie che non mancano, per avere un effetto protettivo analogo a quello che si può avere, per esempio, con la verdura o con il vino. Consumo ampio di pesce, questo è un grosso problema, gli inglesi lo chiamano in modo molto elegante il fish dislike, diciamo quelli a cui non piace il pesce non lo mangiano. Purtroppo in Italia questo succede, Firenze non è una città grande consumatrice di pesce, lo è Milano per esempio, però sono tutti elementi che fanno parte della dieta mediterranea. E qui vedete una cosa molto semplice, se noi prendiamo tre diete, la dieta orientale con il tofu e la soia, cioè vegetariana, con la soia variamente modificata nel tofu, ma vedete che dividendo in quartili, quelli che mangiano poco di questa dieta, un po' di più o moltissimo, non succede niente. La dieta occidentale, che si intende, immaginate la colazione degli statunitensi, la pancetta fritta, l'uovo, quella dieta ha una caratteristica che il quartile a più alta quantità di cibo si associa a un rischio particolarmente più elevato rispetto a chi mangia poco. Al contrario, nella dieta mediterranea chi mangia molto di cibo aderente a quello che abbiamo appena visto ha un rischio che si riduce in maniera significativa. E questa è una tabella di aderenza alla dieta mediterranea, l'uso dell'olio, cioè si prende un punto per ogni risposta che aderisce a questo e naturalmente l'ideale sarebbe prendere 14 punti. Come vedrete ci sono c'è il vino, c'è i legumi, il pesce, i dolci commerciali sono considerati di per sé un elemento da non utilizzare anche perché, come probabilmente sapete, hanno una quantità di zucchero che è largamente eccedente quella dei dolci fatti in casa. La marmellata fatta in casa ha meno zucchero della marmellata in commercio perché, anche per motivi di protezione antimicrobica, deve avere almeno il 40% di zucchero, il che la fa sì che sia ovviamente più ricca di calorie. Ma nel frattempo avete letto qualche altra cosa, compreso il soffritto che non è un soffritto, a parte come è scritto, ma questo è preso dal New England, un articolo recente di poche settimane fa, in cui ancora affermava in uno studio condotto prospetticamente, cioè controllando nel tempo i pazienti, che questo probabilmente è una specie di pomarola che contiene anche il soffritto, ma tutto ciò è considerato protettivo in quanto per l'appunto l'attenzione alla utilizzazione di questi cibi fa sì che ci sia un'aderenza maggiore o minore alla dieta. E allora analizzando il punteggio in una serie di punti, un aumento di 2 punti nell'aderenza determina una riduzione del 10% della mortalità per tumori. Finora abbiamo parlato di cardiovascolare, la prevenzione è tale, quando si ha un effetto preventivo questo tende, e in questo caso lo fa, ad estendersi ad altri elementi. Morbo di Alzheimer, aderenza da 0 a 9, un più elevato punteggio si associa a una riduzione del 40% del rischio di Alzheimer. Questo è l'articolo che vi citavo, questa è una meta-analisi del nostro collega, il dottor Sofi, in cui l'analisi dell'alimentazione, vedete, fa fare una sbarra nera in mezzo, quello che è sopra va bene, quello che è sotto non va bene, sotto c'è la carne. Firenze ha, la bistecca alla fiorentina, si chiama bistecca alla fiorentina,
bene mangiarla non spesso, perché noi adulti non ne abbiamo alcun bisogno, perché le proteine che ci servono le possiamo prendere tranquillamente dai fagioli o dai ceci o da altri legumi. L'attenzione a quanto l'aderenza alla dieta provochi in senso di mortalità generale, quindi la morte comunque, praticamente il 10% in meno. Se poi analizziamo le malattie cardiovascolari, ancora 9% in meno. Per i tumori 6% in meno in questa analisi che comprende 521.000 soggetti, quindi analisi di buona ampiezza. Morbo di Parkinson e Alzheimer, cose che tutti temiamo, 13% in meno. Quindi l'attenzione a quanto possiamo ottenere semplicemente mangiando in maniera appropriata mi sembra necessaria. Beh, questo poi è un articolo che riportava un lavoro del dottor Sofi. Vedete qui i protagonisti sono più o meno i soliti di oggi, c'è Berlusconi, c'è Marchionne, insomma non è cambiato molto, era del 2005 questo, ma insomma non è cambiato molto. E il titolo era "È veramente mediterranea la dieta toscana?", perché in realtà no, non lo è del tutto, non lo è del tutto, perché se qui vedete il consumo che noi facciamo, basta fermarsi su questo, sulla verdura, dovremmo avere come obiettivo nutrizionale questo livello, e questo è quello che succede davvero. Quindi sia maschi che femmine siamo lontani da questo, e se si considerano altri elementi come la frutta, di nuovo siamo lontani da questo valore. Un'altra ricerca su un progetto nutrizione porta a vedere che anche per quanto riguarda il pane non siamo in linea con quanto dovremmo. E invece cosa sta succedendo? Che nei paesi mediterranei si tende, come abbiamo appena visto, a ridurre l'attenzione alla dieta mediterranea. In altri paesi, qui c'è l'Inghilterra, la Svezia, la Danimarca, la Norvegia, gli Stati Uniti, si tende ad andare verso la dieta mediterranea. E questo naturalmente è una cosa positiva. Se qui vediamo però l'aderenza alla dieta mediterranea, vedete che in questa area, nell'area del Mediterraneo, i colori sono diventati più sbiaditi. L'aderenza si è ridotta meno bene. L'attività fisica, l'abbiamo citata più volte, purtroppo anche questo nell'area fiorentina è largamente migliorabile. Qui vedete che abbiamo una prevalenza di attività assente o solo leggera rispetto a quella che potrebbe essere intensa o moderata secondo le indicazioni che abbiamo dato. E lo stesso anche per quanto riguarda l'attività fisica al lavoro, che è moderata anche in questo caso. L'acqua. Beh, Firenze ha un'acqua buona, al di là del gusto. Qui io mi riferisco alle caratteristiche di salubrità dell'acqua. Qui vedete Firenze, confrontata con tutta una serie di altre città, l'acqua di Firenze ha assenti l'ammonio e i nitriti. Non ci vuole molta fantasia per ricordarsi che, essendo l'ammonio un costituente delle sostanze organiche, vuol dire che non c'è nessuna residuo di sostanze organiche e che gli impianti di purificazione dell'Anconella e di Mantignano funzionano egregiamente. Per quanto riguarda qui si è spostato questo, Firenze è sotto, anche per quanto riguarda una serie di altri valori, il risultato di Firenze è buono. E l'aria? Beh, anche per l'aria le cose non vanno male. Se noi vediamo, qui non ci vedo molto bene, il PM10 è molto famoso, in realtà i PM importanti sono anche quelli più bassi, ma non c'è dubbio che se noi confrontiamo con altre città, lo vediamo meglio in questa, e vediamo che le zone di colore più scuro sono quelle peggiori, vediamo che queste zone sono poco presenti in queste analisi. Se guardiamo Milano, vediamo subito che crescono parecchio di più, e se guardiamo Napoli o Torino o Genova, vediamo rappresentate le aree meno favorevoli molto di più. E poi c'è un aspetto che su cui Firenze si è impegnata molto, gli effetti dell'ondata di caldo. Sapete, l'ondata di calore del 2003. L'ondata di calore del 2003 portò in una serie di città a un aumento anche del 100% della mortalità connessa per l'appunto col calore.
Beh, in Toscana le cose sono andate diversamente. Soltanto in una sottopopolazione ultra 74enni c'è stato un modesto aumento. E se vediamo gli ambienti in cui è successo, questo è successo in pianura dove, come è intuitivo, più difficile è controbattere l'effetto negativo. Vedete che in montagna e collina non è successo niente. Il maggiore incremento è stato a Massa e a Livorno, a Firenze è stato molto modesto se lo confrontiamo con quello degli altri, delle altre città che abbiamo visto. È stato fatto un confronto con l'intervento della biometeorologia che ha messo a punto una serie di elementi, questo lavoro è stato fatto col gruppo del professor Orlandini. Vedete che prima del 2003 si aveva un rischio assai importante per l'anziano fragile quando la temperatura saliva. Questo è quello che è successo negli anni 2004, 2005, 2006, 2007, a parità di temperatura non c'era l'impennata che abbiamo visto in quel caso. L'analisi poi che in questo momento stiamo facendo delle varie aree consente di dare una previsione biometeorologica che essenzialmente serve a ridurre la probabilità che le persone che si trovano in condizioni di fragilità debbano avere i danni che il calore può provocare prevenendolo attraverso bollettini appropriati. Quindi per tutto l'anno adesso copriamo il territorio regionale e diamo indicazioni per evitare questi problemi. Siamo verso la fine. La classificazione di Legambiente ci vede in posizioni interessanti. Ci sono 20 città, noi siamo 12esimi per la qualità complessiva dell'aria, per i PM10 siamo quinti, per l'ozono siamo settimi, per i consumi idrici siamo apparentemente i più bravi di tutti perché consumiamo meno rispetto alle altre 20 città, qui ci sono le prime 14. Per quanto riguarda le isole, la raccolta differenziata siamo bravi, le isole pedonali lo stesso, la zona a traffico limitato siamo considerati i migliori. Abbiamo anche una posizione intermedia per il verde urbano, anche se magari a Firenze non si nota tanto questo verde, che non è del tutto fruibile, e per le aree verdi totali siamo quinti. E se qui vedete sullo sfondo c'è la pianta di Firenze, un'attenzione agli allergici, perché le aree di isotermiche che vedete qua sono corrispondenti alla precocità o meno di arrivo dei pollini. Laddove la temperatura è più alta i pollini arrivano prima e quindi si può anche in qualche modo prevedere a seconda dell'abitazione quanto presto arriveranno i problemi dei pollini. Un'attenzione ovvia è che quando noi parliamo del verde per vari motivi. Uno di questi è che se abbiamo un prato la temperatura massima si raggiunge sul prato e evidentemente non nelle zone coperte. E qui vedete il concetto di soprassuolo, in quanto nelle strade il valore di temperatura è il più alto in assoluto sempre, nei cortili intermedi, nei giardini il più basso in assoluto. E allora le dimensioni delle aree verdi rappresentano un aspetto di importanza per il benessere in città, per la temperatura, ma non solo, perché permettono anche la fissazione della CO2 degli inquinanti. Quindi un polmone verde non è soltanto gradevole, ma è anche in grado di migliorare la qualità della vita. Qui vedete varie questioni. Ecco, qui vedete in questo punto un alberino che nel tempo cresce. E nel crescere, qui vedete gli anni, la sua capacità di proteggere dall'irradiamento tende a trasformare quest'area difficilmente vivibile se non c'è ombra in un'area certamente più adatta a vivere. Quindi la utilizzazione delle piante e della loro ampia presenza può rappresentare un elemento interessante. Qui vedete altri aspetti, abbiamo la nuova casa ecocompatibile dove per esempio l'attenzione alla temperatura è giocata anche con mezzi fisici. E poi la sanità,
Io ho messo solo un'immagine, perché la sanità non rappresenta oggi un obiettivo che voglio coprire in modo particolare. Sappiamo che nelle analisi che sono state fatte recentemente, gli ospedali della nostra città sono risultati fra i migliori d'Italia, senza stare a fare le classifiche precise, ma certamente si collocano nell'ambito dei primi 10-15 posti su centinaia di ospedali, il che fa sì che il nostro sistema, quando poi andiamo a valutare gli esiti, sia in grado di produrre risultati nei vari settori, sostanzialmente sempre nella parte alta. Mostro elicottero perché questo ha rappresentato uno degli elementi di privilegio che abbiamo avuto, avendo a disposizione da molti anni gli elicotteri coordinati centralmente con tempi di arrivo, per esempio per l'area metropolitana fiorentina, l'area allargata, Borgo San Lorenzo, per pazienti particolarmente importanti, possono farceli arrivare in 7 minuti, che naturalmente rappresenta un qualcosa che ha modificato la capacità di offrire una sanità uguale. Perché io ricordo quando Claudio Martini faceva l'assessore alla sanità che ci si pose il problema della equità. E il concetto, che è abbastanza elementare, è che se una persona si sentiva male in cima alla Miata, doveva avere le stesse possibilità che se si sentiva male in Piazza del Duomo a Firenze, dove c'è la Misericordia notoriamente, quindi i tempi di reazione sono bassi. Beh, ora, questo non può essere esattamente così, ma per l'appunto la casistica ha mostrato pazienti che hanno avuto un arresto per l'appunto in cima alla Miata e che lo possono raccontare, il che vuol dire che è stato creato un sistema appropriato. Concludo su questo punto. La sanità d'iniziativa, l'attenzione alla presa in carico dei pazienti cronici. Io l'ho accennato all'inizio, l'accenno in queste ultime battute, perché la presenza in ogni giorno di migliaia di persone che soffrono di problemi, che non richiedono il ricovero in ospedale, anzi, che possono essere trattati in modo del tutto appropriato quando seguiti a casa da un infermiere, con la consulenza del medico, magari con la telemedicina, ha rappresentato un obiettivo preciso della nostra regione. E qui vedete a pieni voti questo articolo del 24 Ore Sanità, in cui anche la popolazione, i cittadini, trovavano particolarmente confacente questo approccio. Concludo di nuovo con questo, non perché abbia una specie di ossessione, ma perché penso che con questi semplici numeri potremmo riuscire a mantenere la salute. In realtà questi numeri sono più adatti in particolare per chi sta bene. Chi sta bene e segue queste elementari regole può continuare a star bene. E siccome naturalmente ogni anno si valuta l'attesa di vita, teniamo presente che i nostri cittadini a cui si deve quell'attesa di vita sono quelli che probabilmente hanno mangiato meglio di noi nel passato, forse hanno patito la fame in qualche periodo, e questo può essere stato salutare per evitare gli eccessi a cui noi dobbiamo invece cercare di resistere. Quindi avere in mente poche elementari regole può rappresentare, insieme a una sanità che cerca con lo sforzo di tutti di mantenersi adeguata ai tempi e all'innovazione, il modo per far sì che se qualcuno al mio posto fra qualche anno terrà una relazione su questo argomento possa dire che i numeri sono analoghi o ancora migliori e che determinate piccole regole sono seguite ancora di più dalla nostra popolazione. Grazie dell'attenzione. Sì, dunque, mentre si stava svolgendo la lezione sono già arrivate un po' di domande. Vabbè, in primo luogo, prima della domanda e complimenti, si è arrivato un messaggio di complimenti per l'esposizione, il rigore, insomma, e la chiarezza. Vari tipi di domande, insomma, grazie. Quindi, prendo il microfono senza file è meglio, ero venuta qui perché non ce l'avevo. Dunque, vari tipi di domande, qualche riflessione. Comincerei però da una delle prime domande, relativa al finale.
Rispetto alle altre città d'Italia abbiamo visto che Firenze ha una posizione insomma importante, quindi si può magari sapere come sono messe le altre città insomma proprio? Ah vabbè, questo io non era l'obiettivo che volevo perseguire, però me l'avevo messa insieme perché vediamo se ce l'ho. Ecco, queste sono le città di cui, che sono, perché le aree metropolitane sono stabilite con legge, non sono in rapporto alla dimensione, sono stabilite con leggi. Ci sono due leggi, una degli anni 60 e una più recente, degli anni 2000, l'ultima ha aggiunto Reggio Calabria, mi ricordo l'ultima città aggiunta. Sono queste, ecco, in Toscana c'è solo Firenze. E queste sono le città e beh, se facciamo un confronto, Firenze è la città con l'attesa di vita più elevata, città in cui l'attesa di vita invece è meno protratta è Napoli, perché rispetto a Firenze ha 3 anni, 4 anni in meno per gli uomini e 3 anni in meno per le donne. E in realtà, se avete in mente i passaggi che ho fatto, vedete, avete visto che la tendenza a essere obesi, a avere svantaggi di vario tipo in rapporto ai determinati di salute, per l'appunto caratterizza Napoli. Ecco, questa, ecco, vedete Napoli, queste sono le altre città, vedete qua, ecco, beh, si può dire una cosa, che Bologna ci segue, potremmo dire con un termine ippico, a un'incollatura quasi sempre, però i numeri più vantaggiosi sono per Firenze. Vedete nel frattempo che ci sono altre anche beh, Catania ha valori non positivi, anche se i valori più alti in assoluto, o meglio meno buoni, perché la mortalità è più alta, qui ovviamente è il contrario, la mortalità è più bassa, la mortalità più alta è sempre Napoli e poi c'è Catania. Questo riguarda i maschi, questo riguarda le femmine, i valori sono più bassi, ma il quadro è praticamente uguale con Napoli, che anche in questo caso si colloca al punto meno vantaggioso. Ecco, invece Bologna, vedete, praticamente vicinissima a Firenze. Comunque, ecco, beh, qui vedete uno spaccato oggettivo, naturalmente, che non tiene conto di tutte le città d'Italia, ma si sofferma su quelle che, per l'appunto, sono, con legge dello Stato, definite aree metropolitane. Bene, perfetto. Non stanno continuando ad arrivare, quindi. Dunque, una divertente, è una domanda ma è anche una notazione, non sarebbe meglio promuovere le mense invece dei ticket per una dieta migliore? Non sarebbe meglio? Promuovere le mense per far mangiare meglio le persone, una dieta migliore, anziché appunto applicare i ticket. Ma questo è un aspetto molto importante, e non a caso io ho mostrato quelle immagini sugli aspetti politici, perché non c'è dubbio che ci sono due fattori, diciamo, uno è quello elementare, che le mense potrebbero garantire una scelta di cibi che sia all'interno di quelli appropriati, e il secondo naturalmente riguarda un qualcosa che non dipende dalla politica operativa ma dalla politica organizzativa programmatoria. Se noi vogliamo far sì che i nostri bambini in futuro non siano obesi come tendono a essere e tenderanno ancora di più in futuro, mi riferisco non solo alla Toscana, che in realtà il problema lo vede poco, ma è un problema incrementale, bisogna agire fra i 3 e gli 8 anni. Dopo gli 8 anni nessun messaggio comportamentale passa davvero. E negli Stati Uniti è stata fatta un'esperienza molto favorevole con Sesame Street, in cui veniva inserito a ogni trasmissione un messaggio ben strutturato, che veniva poi ripreso nel corso della settimana a lezione a scuola. Ecco, questo è un sistema che funziona molto bene, perché i messaggi, compresi quelli antidroga, eccetera, passano. Perfetto. Poi, quale ruolo gioca in questo sistema la gestione, la capacità di gestione dell'emergenza, nel sistema dei vari fattori che contribuiscono? Beh, sull'emergenza devo dire che è stato uno dei settori in cui l'allora assessore Rossi ha lavorato di più. In Toscana chiunque vada a soccorrere qualunque medico vada a soccorrere una persona in difficoltà o lo accolga in un ospedale,
ha la certificazione congiunta del nostro Ateneo, della Regione Toscana e della Harvard University, che è la certificazione più importante del mondo. In realtà 1220 degli addetti, gli addetti in realtà sono poco più di 900, ma ci sono quelli che stanno già facendo il retraining, il riaddestramento, in quanto per l'emergenza, come si sa, l'importante è essere ben allenati e fortunatamente le emergenze gravi sono rare. Un esempio di questo l'abbiamo visto per esempio nelle morti improvvise sui campi da calcio, dove fortunatamente sono rarissime. Però bisogna essere pronti anche se è rarissimo, e questo generalmente non consente alle persone di essere del tutto allenate. Io devo dire che è un problema che stiamo trovando adesso anche negli ospedali, perché un tempo con gli infarti che venivano curati senza l'angioplastica, come mai noi facciamo da 20 anni, il paziente era molto instabile. Quindi era raro che non ci fosse in una settimana, in una unità coronarica di 7-8 letti, un paio di arresti. Quindi il personale era molto allenato. Ora dobbiamo usare la simulazione perché gli arresti sono rari, e invece l'emergenza è prepararsi anche alle cose rare, che per l'appunto perché rare non consentono un addestramento sul campo. Perfetto, poi unifico due domande. La prima è relativa appunto al fattore culturale. La prima è, praticamente lei ha detto in qualche modo che studiare allunga la vita. Non è un punto di vista un po' interessato? E l'altra domanda è, che si può unire, il patrimonio culturale a Firenze. Può essere considerato insomma un elemento che comunque aiuta? Ma parto dalla seconda domanda. Sì. Sono assolutamente convinto che il contesto culturale aiuti, perché aiuta ad avere consapevolezza di sé. Una vita distratta e non attenta al contesto probabilmente non porta a riflettere su questo. Una vita come mediamente il fiorentino ha avuto, conscia di Firenze magari più che del mondo, ma convinta che all'ombra del cupolone succeda quasi tutto, però ecco, penso che possa favorire una considerazione che in fondo siamo abbastanza adusi a sentire parlare di nuovo rinascimento. Beh, un nuovo rinascimento della medicina che stiamo tentando di fare è quello della maggiore attenzione alla persona, perché quando la visita medica purtroppo ha tempi molto brevi, il tempo per capire la persona tende a diventare poco. Dobbiamo recuperarlo, e quindi la cultura serve. L'altro aspetto, se è interessato, studiare allunga la vita, è vero. Beh, è chiaro che c'è un effetto del genius loci qua, perché certamente in questo ambiente non possiamo non valorizzare quello che facciamo. Per l'appunto ci sono dei dati oggettivi che ci dimostrano che è vero, cioè che l'attenzione alla propria prevenzione e all'uso appropriato della sanità migliora quando si ha un'istruzione più avanzata. Questo peraltro non è solo a Firenze, in tutto il mondo, e quindi credo che sia giusto sostenerlo, ma non solo per i fiorentini, ma per tutti. Bene, poi ci sono domande appunto più particolari, per esempio si chiede se ci sono, se hai a disposizione dei dati su depressione, omicidi appunto e suicidi qua a Firenze, cioè questi elementi. Sì, le morti violente non sono in numero più elevato, quindi il dato complessivo è un dato sicuramente che contribuisce insieme agli altri a collocarci su una fascia di minore impegno. È vero che l'attenzione crescente che c'è in questo momento da parte anche dei sanitari che non si occupano direttamente di psichiatria per gli aspetti legati alla depressione è legata al fatto che la depressione può da un lato essere reattiva, cioè una persona ammalata si deprime, che cosa che non sembra particolarmente strana, quindi però è necessario tutelarlo anche in questo. L'altro aspetto è che la depressione di per sé si associa a un andamento meno favorevole di qualsiasi problema intercorrente venga, quindi l'attenzione a questo aspetto è sicuramente cresciuta molto negli ultimi
negli ultimi decenni, fino al punto che adesso abbiamo una scala sulla depressione che noi applichiamo quando ci troviamo in presenza di situazioni che ci sembrano richiedere un approfondimento maggiore, e questo certamente sta crescendo negli anni. Ancora domande, piccole domande specifiche, ti si chiede se aglio e cipolla hanno effetti particolarmente benefici o è una leggenda metropolitana? No, la cipolla sicuramente fa bene, e questo non c'è dubbio, perché io ricordo quando studiavo la fibrinolisi forse 40 anni fa, che la cipolla attiva la capacità del sangue di sciogliere i trombi, questo è un dato di fatto. Poi, che la cipolla possa essere più o meno gradevole, che magari in molte case fiorentine in questo momento ci sia un aleggi questo odore, e che poi la cipolla soffritta aggiunta al pomodoro rappresenti un mix molto efficace, questo è un dato di fatto. D'altra parte, io l'ho voluto sottolineare perché non è casuale che il New England, giornale serissimo, si sia messo a soffermarsi sul soffritto, perché probabilmente nell'analisi dei dati è emerso che usare quel tipo di approccio alimentare è vantaggioso. Bene, poi una domanda di carattere un po' più generale, invece più complessa. Tra i modi con cui si potrebbe migliorare ancora la situazione già insomma molto positiva di Firenze, quali potrebbero anche esserci? Ma è proprio quello che sta succedendo ora con la sanità. Io qui non ho un compito di parlare della sanità, però credo che l'attenzione alla salute, direi andando a intercettare i problemi prima di quello che è successo per tanto tempo, è un aspetto credo che dovremo seguire. Mi spiego, noi abbiamo avuto una fase, soprattutto quella a cavallo degli anni 90-2000, in cui l'ospedale doveva far fronte a moltissimo di quanto era necessario, perché non esisteva una strutturazione prima. Quindi arrivava il pronto soccorso, diventava molto spesso motivo di consiglio. Ecco, credo che dovremmo lavorare prima. E forse dovremmo lavorare in quel termine che si usa molto bene in inglese, in italiano bisogna fare una circonlocuzione, che è il patient empowerment, cioè il rendere il paziente consapevole dei problemi e anche delle opportunità che la sanità gli offre, in modo da renderlo, continuo a tradurre, in modo da renderlo un interlocutore in grado di discutere davvero, perché quello che dobbiamo aver presente, e credo che noi medici ce l'abbiamo ben presente, quando proponiamo a un paziente con una patologia cronica una terapia che dovrà fare per tutta la vita, e dobbiamo essere convincenti, perché altrimenti succede quello che spesso avviene, che la persona esce dal nostro ufficio e dopo 6 mesi smette di prendere le terapie. Quindi l'attenzione a andare, potremmo dire in termini calcistici, a marcare stretta la persona prima che il problema avvenga, credo rappresenti la frontiera interessante in questo momento. E anche la medicina associativa, le nuove regole di gestione della sanità vanno in questa direzione. Dovremo farlo davvero, non semplicemente enunciarlo, ma farlo. E devo dire però in questo, rassicurando le persone presenti, che l'associativismo a Firenze è nato. In tutta Italia è nato dopo rispetto a Firenze. Quindi esiste una situazione certamente adatta a crescere ancora. Dunque, poi ancora si chiede magari qualche dato relativo, cioè qualche tuo pronunciamento relativo alla presenza di amianto e vecchie coperture del genere a Firenze, se possono rappresentare quanto. Ma direi che Firenze ha sicuramente ancora strutture costruite con uso di Eternit o di altre sostanze contenenti amianto. Però quello che posso dire è che sono monitorizzate in modo molto, molto preciso. Noi abbiamo per esempio il Palazzo delle Neurologie che a Careggi, che contiene anche amianto, e posso anche dire che riceviamo semestralmente un'analisi dello stato
dell'edificio e degli interventi che vengono effettuati per ridurre il rischio che ci sia liberazione d'amianto. Quindi le strutture esistenti sono monitorizzate in modo molto preciso, questo posso dirlo perché ricevo i rapporti. Perfetto. Poi un supplemento di informazione, un ritornare sul problema del colesterolo, cosa rappresentano il 5 e il 3 in relazione appunto al colesterolo? Il 5 e il 3 sono in millimoli, naturalmente ho detto quello perché in generale in millimoli nessuno sa l'equivalenza, che equivalgono a 190 e a 115, cioè 5 e 3 millimoli per litro di colesterolo, e ovviamente il 5 e il 3 è comodo perché fa pantano con il 3 e il 5, però si tratta di avere un controllo del valore di colesterolo che non deve superare i 190. Naturalmente nel caso in cui la persona abbia già avuto qualche problema, abbia un diabete, il controllo deve essere ancora più stringente, perché c'è una buona dimostrazione che quanto più basso è il colesterolo, tanto minore è la probabilità di avere nuovi problemi. Quindi si tratta di un qualcosa che purtroppo per alcune persone che geneticamente hanno una produzione di colesterolo lo produciamo, e quello che mangiamo è una parte non prevalente, però bisogna avere presente che aggiungere quello che mangiamo può rappresentare un errore. La possibilità esiste oggi abbastanza facilmente di controllarlo con farmaci, che in alcuni paesi sono addirittura, possono essere venduti senza ricetta, proprio perché si è attenti a questo che dopo il fumo è il secondo approccio possibile per ridurre il rischio. Dopo il fumo viene il colesterolo, e quindi il colesterolo bisogna tenerlo attentamente sotto controllo. E poi ancora si chiede se fare i mestieri, le pulizie in casa, può essere considerato un'attività fisica. Può essere sì considerata, soprattutto se si dà il cencio bene, perché dare il cencio con il cencio molto bagnato notoriamente non è faticoso. Dare il cencio come si dovrebbe, ben strizzato, è molto faticoso, perché l'attrito contro le superfici è significativo e quindi può determinare, questo lo dico perché in medicina arrivano meno, ora per la verità, le persone che avevano l'angina per dare il cencio in terra. Quando si dà il cencio pieno d'acqua non viene, perché il livello di attrito è bassissimo. D'altra parte, come tutti noi, quando lavoriamo in un ambiente e vediamo qualcuno fare le pulizie, basta un colpo d'occhio per capire se sta faticando oppure se non sta faticando. Una cosa però, che ora parte le battute, è questa, che in realtà io ho mostrato l'attività fisica durante il lavoro. Nei vari studi che sono stati fatti, l'attività fisica durante il lavoro non sembra così utile come invece l'attività fisica fatta con l'obiettivo specifico di farla. Forse perché il livello, le ipotesi possono essere tante, e guardo non a caso la professoressa Cerbai, probabilmente il tono adrenergico durante il lavoro, cioè l'impegno e lo stato di tensione, potrebbe essere responsabile di un non piena fruizione di quello che invece fatto senza un impegno intellettuale rappresenta certamente un vantaggio. E questo lo dico per chi non se la sente di fare 3 chilometri, se ne fate 2 è comunque meglio che non fare nulla, perché essendo proporzionale l'effetto, anche una quantità di esercizio inferiore è comunque in grado di dare un vantaggio. 3 chilometri certamente danno un vantaggio significativo, ma anche farne 2, se vi fa fatica farne 3, fateli, perché ne vale la pena. Perfetto. Ma insomma, un'altra domanda, che cosa c'è di tanto speciale che viene fatto a Firenze rispetto al resto d'Italia per garantire la situazione di cui ci hai parlato? Ma è forse niente di speciale, forse è l'insieme. Quello che succede, i fattori di rischio sono importanti quando vengono affrontati insieme. Mi spiego: se un paziente è iperteso, cioè colesterolo alto, fuma, è un sedentario, se noi ci facciamo sforzi enormi per controllare la pressione, il risultato sarà modesto. Quello che è importante è orchestrare un intervento che tenda ad affrontare i vari elementi.
perché in questo modo, riducendo di una certa quantità ciascun elemento, il risultato è molto più brillante. La convinzione che mi sono fatto, anche perché ovviamente ho dovuto riflettere e studiare per prepararmi a oggi, è che non c'è un elemento, però se noi diamo da una parte una sanità che in tutte le valutazioni che sono state fatte si colloca ai migliori posti d'Italia, e questo difficilmente non è un elemento favorevole quando un problema viene. Se poi a monte vediamo una cultura medica, soprattutto quella del medico di medicina generale, che ha sempre avuto un'attenzione a Firenze all'emergenza, Firenze in anni, una trentina d'anni fa era probabilmente uno dei posti migliori d'Italia per la formazione dei volontari, adesso stiamo ripartendo. Io, se dovessi investire, investirei nella formazione della cittadinanza, perché a Seattle un cittadino su tre sa fare un'animazione cardiopolmonare di buon livello, il che vuol dire che se uno non è tanto sfortunato da avere una morte improvvisa da solo, la probabilità che sia in un bar o per la strada qualcuno lo soccorre è altissima. E attenzione, oggi io faccio parte di una commissione ministeriale per un decreto che uscirà fra pochi giorni sui defibrillatori, ma teniamo presente che se si sa fare una buona massaggio cardiaco si può portare anche per 40 minuti una persona senza perdere la possibilità di salvarla. Quindi io l'aspetto che cercheremo di portare avanti è proprio quello di allargare il numero di cittadini che sa fare una buona rianimazione cardiopulmonare. Perfetto, poi più che una domanda, un'osservazione, non so se la condividi, questo messaggio relativo appunto alla mortalità sul lavoro. Prima del XX secolo non ci sono forse molti dati relativi alla mortalità sul lavoro. Forse la situazione non doveva essere buonissima, forse era, quindi insomma condividi probabilmente. No, beh, è chiaro, non c'erano i dati, ma l'attenzione alla mortalità sul lavoro evidentemente è cresciuta nei decenni più recenti, giustamente insieme alla prevenzione, perché in realtà quello che oggi viene fatto e gli organismi ministeriali in questo sono molto attivi è nella prevenzione, che rappresenta l'elemento fondamentale. È chiaro che nel passato non si conoscevano, semplicemente che non venivano scritti, insomma, sono i dati mancanti. E poi ancora, quindi dolci fatti in casa. Sì, quello sicuramente, i dolci fatti in casa, fatti bene naturalmente, e buoni, ma il concetto del dolce commerciale è veramente un concetto negativo, in quanto la necessità di garantirne la stabilità per lungo tempo da sola purtroppo implica, primo, l'impiego di qualche sostanza preservante. La cosa migliore che può capitare è che ci sia troppo zucchero, perché lo zucchero impedisce lo sviluppo dei microbi. E poi naturalmente il rischio di acidi grassi trans. Noi non abbiamo una legge che ci protegge da questo, quindi se noi andiamo a comprare dei dolci la probabilità che ci siano gli acidi grassi trans è molto alta e non ce lo diranno. Quindi finché la regione o l'Italia non fanno una legge contro gli acidi grassi trans, noi senza saperlo siamo esposti a questo rischio. Non a caso New York, lo saprai, ha fatto le leggi per il sale, le leggi per le porzioni. I ristoranti non possono servire porzioni come servivano un tempo, le porzioni americane insomma, erano piuttosto, hanno ridotto le porzioni perché hanno scoperto che questo è uno dei modi migliori per combattere l'obesità. Se nel piatto c'è meno roba, insomma, quasi la palissiana, però indubbiamente hanno un'attenzione alla salute molto precisa. Perfetto, qui invece domanda un po' più tecnica, dunque si dice l'area metropolitana comprende città e zone limitrofe, con presenza di inquinanti appunto diversa, è diversa soltanto la morbilità o anche la mortalità? No, dunque noi abbiamo fatto anche delle analisi molto, molto precise, perché Firenze ha addirittura la possibilità, attraverso il centro di biometeorologia con cui collaboriamo, di fare delle celle di 2 chilometri di lato.
Quindi praticamente si può andare, e non ci sono dati sufficienti, Firenze è una città con una popolazione non così ampia da dare numeri significativi. L'analisi descrittiva però non mostra differenze particolarmente elevate. Sì, e infine se magari puoi anche accennare a un confronto insomma con altre aree metropolitane. Ma sai, il confronto è presto fatto, ospedali di eccellente fattura ci sono anche a Bologna, il Sant'Orsola si è collocato mi pare all'ottavo posto, noi almeno teoricamente secondo queste classifiche saremmo al primo, ma diciamo siamo fra i primi, e la mortalità a Bologna si colloca su livelli poco meno buoni dei nostri. Questo non vuol dire soltanto che conti in ospedali, in realtà vuol dire che la sanità è organizzata. La sanità dell'Emilia Romagna è organizzata bene, a Bologna ci sono due ospedali, diciamo tre perché erano tre, poi Sant'Orsola e Malpighi li hanno riuniti e il maggiore sono due fra gli ospedali più importanti d'Italia, ma non è importante solo questo, è che l'azione di prevenzione e l'attenzione allo screening, che a Firenze, come ho ricordato, è stata forse la prima su scala importante, in realtà è avvenuta anche a Bologna. Le altre città seguono. Probabilmente la nostra è un'area metropolitana come quella di Bologna gestibile, le aree metropolitane più ampie hanno inevitabilmente chiaroscuri, però ecco, l'attenzione alla salute che è esistita nel tempo in queste due aree è la migliore. Purtroppo la riprova negativa è che in sanità, che hanno costi molto alti e risultati non buoni, la mortalità è alta. Il che mostra che alla fine la capacità di organizzare e di spendere appropriatamente, come in realtà si vede in tutti i posti del mondo, anche in Italia gioca un ruolo fondamentale. Quindi l'organizzazione e l'attenzione all'appropriatezza, cioè a utilizzare quello che è necessario e niente di più, rappresenta sempre la cifra importante. Con una considerazione che sarà necessario trovare in qualche modo il denaro per investire in prevenzione. La prevenzione in realtà è l'elemento fondamentale. Prevenire un evento, voi immaginate semplicemente un ictus. Un ictus può essere prevenuto, per esempio, con un'aspirina al giorno, ma naturalmente ci deve essere un medico che decide di darla. Se non lo decide, si può andare incontro a un ictus devastante che per qualche decennio magari mina la salute della persona e di tutta la famiglia. Ecco, questo è qualcosa a cui si deve stare molto attenti, devo dire la verità, ci stiamo lavorando anche a livello regionale con attenzione, però in questo caso l'impegno non è mai sufficiente perché si tratta veramente di andare a intercettare prima che il problema venga. Bene, le numerose domande ricevute per SMS sono terminate, non so se il pubblico ha necessità di, qualcuno vuole porre domande al professor Genzini. Mi avvicino con il microfono perché altrimenti non si sente. Volevo sapere, professore, quanto gioca la ereditarietà sulla mortalità? Dunque, se sai, in medicina noi proviamo anche a dare dei numeri. L'ereditarietà è importante perché avere due genitori che sono vissuti a lungo e non hanno avuto problemi cardiovascolari probabilmente rappresenta la migliore assicurazione sulla vita, detto così in maniera un po' rudimentale. La verità è che la genetica gioca un ruolo importante che però non supera il 40%, grosso modo, il che vuol dire che il 60% è l'ambiente, e l'ambiente vogliono dire tutte queste cose che ho detto. Per cui l'attenzione alla qualità dell'aria, dell'acqua, dell'esercizio fisico, il controllo dei vari fattori che vi ho mostrato ben tre volte volontariamente per cercare di far sì che rimangano, rappresenta in fondo quello che trasforma, come si è visto nei gemelli identici, se uno sta in un ambiente, è capitato soprattutto in Cina, voi sapete che l'inurbamento in Cina è particolarmente deleterio per la salute. Cioè, coloro che lavoravano nei campi, due gemelli identici, uno è rimasto a lavorare nei campi e uno è andato in città. Bene, il rischio di eventi cardiovascolari diventa sei volte superiore. Sei volte.
E attenzione, con un'alimentazione che in Cina non è molto diversa nella città rispetto alla campagna. Quindi probabilmente l'ambiente, la perdita dell'esercizio fisico. Le biciclette a Pechino sono elettriche, non ci sono più le biciclette normali. E soprattutto la gente non va né a bicicletta né a piedi, va con la macchina, su file interminabili. E voi sapete che la Cina qualche anno fa faceva vedere questo spettacolo, la gente che la mattina alle 7:30, alle 8, un po' camminava, poi si fermava, cominciava a fare cose strane, e comunque si muoveva, faceva attività fisica, cosa che non succede più. Non sarà solo questo, probabilmente anche l'inquinamento terribile che c'è in questo momento nelle città, nelle grandi città della Cina, però ecco, per dare l'esempio che a parità, la stessa genetica, chi rimane in un ambiente salubre e continua a star bene, chi va in un ambiente diverso, o in questo caso l'inurbamento, ha degli effetti molto deleteri. Poi ho raccolto una riflessione insomma un po' così amara anche nel pubblico, perché ti si dice insomma vivere a lungo e incrementare la lunghezza della vita, che cosa può servire visto che poi alla fine gli anziani rimangono soli e finiscono nelle case di riposo? Questa è una considerazione più filosofica. No, questo è un concetto più che giusto. Io non potevo toccare tutto l'universo in questa presentazione, anzi già forse è stato un po' lungo, ma c'è un modo di dire molto semplice che si usa in questi casi: non solo dare anni alla vita, ma dare vita agli anni. Ecco, questo in realtà, per esempio, la terapia occupazionale che si utilizza, per esempio, per chi ha avuto qualche problema cardiovascolare o cerebrovascolare, rappresenta proprio la risposta a questo punto, perché la creazione di attività che possono o riprendere quelle svolte dalla persona nella sua vita attiva, oppure attività che magari pensavano a livello di hobby ma possono invece a livello di artigianato, per esempio, essere prese, rappresenta uno dei mezzi terapeutici che utilizziamo. Quindi io sono assolutamente d'accordo sul considerare il problema. La solitudine e la mancanza di obiettivi operativi rappresentano un male serio, perché la qualità della vita è fatta anche di questo. Ma su questo devo dire, di nuovo, dal lavoro pionieristico del professor Antonini, di Francesco Antonini, la tradizione in questo senso nella geriatria fiorentina è molto forte, e anche l'attenzione verso la terapia occupazionale non c'è solo a Careggi, ma c'è nelle varie aree della città. Poi un'altra domanda è stata posta, era relativa al Parkinson, al morbo di Parkinson, perché arriva e... Il morbo di Parkinson, non è che posso fare la lezione sul morbo di Parkinson, però posso dire che il morbo di Parkinson rappresenta una situazione anche abbastanza variegata, perché quando noi diamo un nome a una malattia, poi finisce lì. In realtà il Parkinson può avere vari aspetti, si va da una modesta problematica, che è quella di avere una muscolatura facciale meno espressiva, che si muove meno, avere dei tremori importanti, avere una rigidità nei movimenti, che dipendono comunque sempre da un problema connesso con il controllo, elettrico, per chi non fa il medico, elettrico, che il nostro cervello fa, e alcune strutture che ci garantiscono i movimenti e la gestione fluente dei movimenti, che vanno incontro a aspetti degenerativi. In realtà la degenerazione non è tanto e non è soltanto di tipo cellulare, quindi visibile, ma è anche di tipo biochimico. Quindi in questo senso ci sono terapie oggi che funzionano molto bene, altre che stanno emergendo e che funzionano bene, ma attenzione, non dimentichiamoci che la dieta mediterranea ha anche la capacità di ridurre il rischio, e di una quota importante, del 10%, che non è poco. Quindi credo che chi magari ha avuto in famiglia qualcuno che ce l'ha, e non necessariamente questo in realtà è ereditario, può cercare in qualche modo di avere un effetto protettivo anche attraverso l'alimentazione. E poi si vuole sapere se lo stress quotidiano quanto e come incide sull'insorgenza di malattie cardiovascolari. Lo stress? Sì. Questo è quello. Alta lezione. Lo stress si divide in due tipi: lo eustress e il distress. L'eustress è quello della spinta a fare, che non rappresenta in realtà un elemento di rischio, anzi è quella che è la tensione positiva che magari si crea quando uno deve fare una cosa complicata e è impegnato nel farla.
Il distress è quando c'è un senso di inadeguatezza, e questo rappresenta forse l'aspetto più preoccupante, perché una persona che svolge con impegno un lavoro ma non si sente né contento né all'altezza rappresenta un elemento che si associa anche alla possibilità di un aumento del rischio di malattie cardiovascolari. C'è stato un periodo, per la verità, in epoca non recente, in cui la personalità di tipo A o di tipo B era molto considerata, in quanto un tipo, per dirla in modo semplice, si lasciava portare nel flusso della vita e l'altro invece resisteva alla vita, quindi con una situazione di conflitto spesso presente. Oggi in realtà questo aspetto non è stato confermato se non al di fuori del lavoro, perché se ci mettiamo il distress dal lavoro tende a confondere le acque, ma chi è si sente inadeguato in generale a guidare la macchina, a pescare, a caccia, eccetera, ecco, in generale ha un rischio maggiore perché tende a avere una reazione negativa con aumento della pressione, con aumento delle catecolamine, quindi con una situazione di non benessere di fronte a tutta una serie di problemi che invece dovrebbero essere motivo di tranquillità. C'è ancora una domanda? Dai, l'ultima domanda, poi si va via. Domanda, professore, grazie. Dopo la rettore. Io vorrei solamente chiedere, cioè lei ha ben illustrato il fatto del diabete tipo 2 che può essere evitato con una corretta alimentazione, giusto? Ma il diabete tipo 1 è una cosa ben diversa, penso, no? Certamente. E non sappiamo il perché, per come, se dipende da un fatto genetico oppure da un fatto ambientale. Ma sai, di nuovo, in medicina niente al 100% e niente allo 0%. Certamente nel diabete tipo 1 i fattori personali, genetici prevalgono, si tratta di una incapacità alla produzione di insulina, quindi in quel caso non è una questione che risente così chiaramente dell'alimentazione come nel diabete tipo 2. Diabete tipo 1, quando si arriva alla incapacità alla secrezione di insulina, purtroppo la questione non è modulabile in senso alimentare. È ben vero il contrario per il diabete tipo 2, in cui la capacità di contrastare la presenza di zuccheri può essere meno cimentata se l'alimentazione è controllata o se il soggetto è magro. Se invece è obeso e mangia in modo eccessivo, purtroppo spesso si arriva ad esaurire la capacità delle cellule pancreatiche di produrre insulina e allora compare il diabete. Basta. C'era un'altra domanda, ma c'era un'ultimissima domanda, ma penso sì che va bene. E allora ringraziamo tantissimo il professor Genzini, ringraziamo voi per la presenza e vi ricordiamo che il prossimo appuntamento è per domenica 26 maggio, la lezione sarà Il fine non giustifica i mezzi, da Machiavelli al machiavellismo, e ci sarà Riccardo Bruscagli che ci intratterrà. Domenica mattina sempre 10:30, stesso calendario. Arrivederci, grazie.